Secondo, è andata. Dai, questa due. Buonasera a tutti, anche questa sera gli amici del libro e della biblioteca propongono qualcosa di singolare. Ieri abbiamo introdotto Dante, continua il nostro viaggio e continua con l'inferno, ma non è un inferno dantesco, è un inferno calabrese. È l'inferno della sanità calabrese. Chi descrive questo viaggio nell'inferno della sanità calabrese è un medico, anche scrittore, politico, amministratore, ma fondamentalmente è un cittadino di questa terra, un cittadino calabrese, uno come noi, una persona. Il libro si intitola Ho visto, e l'autore del libro è Santo Geoffrè. Ora, che dire, quando ho letto queste 60 pagine, facevo fatica a credere a quello che stavo leggendo. Poi mi sono ricordato dei miei concittadini, dei miei amici, che stranamente, per curarsi in qualsiasi condizione economica si trovassero, dovevano partire per andare in altre città d'Italia, preferibilmente Milano, per fare le cure che in Calabria non si riusciva a fare. E io mi chiedevo, ma com'è possibile? Ma se i medici, i migliori, sono di origine meridionale, e come mai dobbiamo andarli a trovare nelle metropoli, queste persone, i nostri conterranei? Bene, qualcosa, diciamo, sono riuscito a comprenderla proprio leggendo Ho visto. A condurci per mano in questo viaggio all'inferno saranno due figure. Una è Antonino De Giorgi, che ci introdurrà nella descrizione e nel contenuto del libro, e l'altra è l'autore del libro. E quindi avremo modo di approfondire e quindi rendere palese, chiara a tutti, qualche cosa che si può intuire, ma non riusciamo a distinguere i contorni. Io passo adesso la parola ad Antonino De Giorgio e successivamente, diciamo, ci risentiamo nel corso della conversazione. Vai Antonino, grazie. Buonasera, grazie Presidente. Grazie a Santo per il piacere che ci ha dato stasera di parlare con noi, approfittando del Dante Dì, delle giornate di celebrazione di Dante, abbiamo fatto un'ardita parafrasi. L'inferno di Dante è l'inferno della sanità calabrese. Ho visto, si titola così, un pamphlet di 62 pagine che Santo ha scritto sottotitolo La grande truffa nella sanità calabrese. Un pamphlet che ha un potere, l'ho letto e riletto, si legge di un fiato, ha il potere dirompente, mi permettete di dire, di chi urla in un deserto di sordi. Questo è sembrato, adesso chiederemo perché, la voce di Santo. Un medico, uno scrittore, un amministratore a livello locale e territoriale. Ma prima di tutto una persona onesta, una persona che ha cercato di comprendere il perché e ha visto qualcosa quando è entrato commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Allora noi, dato che siamo collegati alle celebrazioni dantesche, vogliamo introdurre così il nostro discorso con Santo, con quanto vede Dante quando entra nell'inferno. Per me si va nella città dolente, per
me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Ecco, l'introduzione. Vedo il sorriso di Santo. L'introduzione sulla porta dell'inferno. Io ho pensato che quella porta di questo inferno, non l'inferno immaginario, ma un inferno reale, Santo l'ha varcata quando ha avuto la nomina. La nomina all'ASP, e come scrive nel suo libro, l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, dilaniata dai cani. Ecco, allora su quello io chiedo a Santo di spiegarci come mai. Come mai l'incarico e le sue prime difficoltà. Intanto buonasera, grazie per l'invito. E iniziare con Dante, che è un maestro assoluto e che conosceva che prima di tutto, per essere quello che ha fatto sicuramente prima, era un conoscitore profondo dell'animo umano, altrimenti non avrebbe mai potuto scrivere quell'opera immortale ed eterna che è la mia commedia. Lui che conosceva tutti gli aspetti, tutte le sfaccettature, tutti i minimi segreti e tutte le cose che allora era la vita, ma che anche oggi, se poi non ci pensiamo, l'attualità. Che devo dire che è sempre strana questa cosa, perché a volte io stesso adesso, anche a distanza di 6 anni, ho già salutato tutti, diciamo, vi ringrazio, scusatemi, che vi ringrazio tutti per l'invito, per questa bella cosa, di questa bellissima iniziativa che voi fate, e che riempiono per certi aspetti anche lacune dal punto di vista istituzionale, quella di promuovere la cultura, che ormai questo assioma di dire promuovere la cultura sembra quasi una cosa banale, superata, invece in un mondo che viviamo in mezzo appunto al qualunquismo e alla pochezza anche dal punto di vista intellettuale, e ora col fatto che non ci sono scuole da 2 anni, in fondo non abbiamo la scuola, ci deve fare preoccupare. Voi almeno tenete alto questo concetto. Devo dire che, guarda, il problema è questo. Io capisco adesso, ancora a distanza di 6 anni, io a volte mi domando, dico, ma io perché capitai lì? In fondo avrei potuto avere una vita tranquilla, starmene, fare quello che gli altri facevano, in fondo, che era quello di governare il giornaliero, quello che ci si presentava, quello che con tutte le difficoltà anche, ma anche in fondo vivere. Ecco, io invece, forse per l'educazione, per la storia che io mi portavo addosso, per come siamo noi, per certi aspetti, ci siamo formati dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista politico. Cioè, per l'occasione che c'è stata, cioè di capire, di arrivare io in un mondo che era totalmente distante dalle mie cose, perché io sì, ero stato 9 anni assessore provinciale alla cultura, ma quella era un mondo, la provincia di Reggio Calabria era un mondo sano, era uno dei pochissimi siti di amministrazione che era un mondo, diciamo, tranquillo. Noi sono stato 13 anni lì, ma mi ricordo che in fondo cercavamo di risolvere quello che potevamo, mai avuto problemi di scandali, di cose, facevamo sia noi, sia chi andava, chiunque, qualsiasi parte politica era andata lì a fare, ed era un mondo a parte. Trovarmi di colpo ad affrontare una questione nell'ASP di Reggio Calabria, in cui la prima cosa che ti appare dopo essere inserito è di
far, di capire in quale mondo eri capitato. Che poteva, ripeto, poteva essere una cosa tranquilla e lasciarla passare per com'era, ma la prima cosa che ti capita è di vedere che c'era un mondo a parte, cioè che l'ASP veniva da 20 anni di una situazione in cui il concetto di amministrare la sanità era stato un concetto con finalità di accaparrare risorse, di accaparrare, diciamo, ricchezze per parte soltanto di alcune categorie e non per dare sanità sul territorio o cercare di organizzare, insomma, il minimo indispensabile perché tu potessi dare appunto la minima risposta di sanità alle persone. Là da 20 anni si faceva altro e fare quest'altro che poi è stato aggravato da tutta una serie di cose, soprattutto dal piano di rientro. Il piano di rientro che è stato macelleria sociale sostanzialmente e che però ti portava da una parte ad non avere, cioè ad una parte ad avere, come possiamo dire, del personale che man mano andava prosciugandosi perché non potevi sostituirlo in quanto c'era il blocco dell'assunzione. Dall'altro una situazione che era stata creata a monte con delle operazioni finanziarie che io ancora mi domando come è stato possibile farlo in un'assenza totale di controllo, perché io mi sono stato il 31 marzo, ora fa 6 anni, ho preso possesso dell'ASP il 31 marzo del 2015, ma già l'ASP della Reggio Calabria del 2013 aveva avuto il bilancio non approvato, cioè il bilancio dell'ente maggiore fornitore di servizi, ma anche di occupazione, perché ai miei tempi l'ASP aveva 5.000, 5.000 occupati, era la più grande fabbrica che c'era in Calabria, sicuramente, forse non so quella di Cosenza, forse un pochino più grande. Ma comunque era quella che occupava più di tutto e che doveva fornire servizi, sostanzialmente invece aveva il suo sistema economico-finanziario che non esisteva perché il bilancio non approvato di per sé porta a una situazione di grande allarme, che significa che le carte che si dovevano approvare il bilancio sostanzialmente erano false. E io mi sono subito confrontato con queste cose e là mi sono trovato man mano che andavo avanti a vedere i debiti che proprio ti seppellivano da una parte, dall'altra l'impossibilità a sapere che cos'erano questi debiti. Ma questa è una storia che veniva da 20 anni prima. E che veniva dalle altre ASP che poi si sono unite in una sola ASP, ma per tutta una serie di operazioni contabili che erano soprattutto i pignoramenti non regolarizzati, cioè le banche, i tesorieri sostanzialmente delle ASP pagavano i creditori che superavano, logicamente, come sapete, dopo 6 mesi, 120 giorni che non si pagano. Per strani motivi che non si è tuttora capito, io non sono mai riuscito a capire perché non si pagavano le fatture. Parliamo del 2005, 2006, 2007. E questi attivavano le procedure di recupero dei loro di ciò che l'ASP gli doveva dare e lo facevano attraverso le ingiunzioni giudiziarie, attraverso il pignoramento, attraverso il TAR, tutte queste cose. E lo facevano soprattutto presso il tesoriere dell'ASP. È della parte, diciamo, che ha accumulato il disastro. E il tesoriere pagava, su ingiunzione del giudice, non l'ASP, del giudice pagava, però all'ASP trasmetteva l'ammontare generale
di ciò che pagava per esempio per una singola ditta, per una singola ditta che aveva crediti verso l'ASP, e non specificava le fatture che venivano pagate. Per cui il sistema contabile dell'ASP risultavano prelevati dei soldi, ma non negativizzati quelle fatture, per cui sostanzialmente rimanevano sempre debiti, pur essendo stato pagato. Da lì sballò tutto, diciamo, sostanzialmente. Certo, Da lì su. sballava tutto, poi tutto il contenzioso, l'impossibilità riportata dall'ufficio legale di poter avere il controllo del contenzioso, e quindi il sistema è sballato, è completamente saltato. È completamente, ecco che ora gli stessi commissari che sono andati via dicono che loro non hanno la contezza di sapere quant'è tuttora il debito, dopo che, ecco, dopo che molto probabilmente gran parte dei soldi che l'ASP doveva dare ad i suoi creditori, gran parte di queste somme sicuramente sono state pagate, però che tuttora risultano molte non pagate, cioè è fuori controllo da questo punto di vista. E io mi sono trovato subito lì con quelli che erano gli strumenti in cui l'ASP a volte cercava di andare di pagare, di liberarsi dal debito, che erano delle transazioni in quel caso. Certo, Transazioni. posso, certo, di questo ne parliamo e approfondiamo. Fatte con dei creditori importanti, con delle case di cura che avanzavano e anche degli istituti che fornivano servizi di diagnostica, per esempio, che queste transazioni fatte un mese prima di me, ma questa è una parte, perché i prelevamenti erano i pignoramenti non regolarizzati, erano i pignoramenti in estensione, erano le transazioni. La questione è qual è? È che era saltato il sistema di monitoraggio e di certificazione del debito. Pur essendoci in Calabria, allora eravamo nel 2015, da 7 anni allora c'era una struttura che si chiamava KPMG, che si prendeva 1.200.000 euro l'anno per certificare il debito, ma sostanzialmente era venuta anche meno questa possibilità. E quindi quella transazione, per esempio, dove io mi sono subito imbattuto e ho capito l'inferno in cui mi trovavo, no? Era quello di capire che quelle transazioni fatte in quella maniera, certificate come debiti e come quindi debiti da pagare e come crediti che quelle avevano, una sicuramente era falsa. Per quel sistema che c'era a monte, cioè il fatto che i debiti non venivano cancellati, sostanzialmente chi era furbo, chi viveva di queste cose, chi aveva le spalle molto forti e potenti, avevano tentato, ingannando a mio avviso, perché venivano certificati da enti certificatori che avevano l'obbligo di difendere l'ASP da queste cose, e questi venivano certificati come debiti. Logicamente l'ASP, che aveva l'obbligo o l'impulso a farlo, faceva le transazioni, ma sostanzialmente faceva transazioni che erano false. E là venivano ingannati tutti, meno chi logicamente sapeva a monte questa cosa. Ma questa era una delle... Ecco, io lì sono entrato dopo 15 giorni, 20 giorni, quando mi trovai con la transazione di Villa Aurora. Ecco, appunto, posso, Prego. poi andiamo avanti sulla transazione di Villa Aurora. Intanto lo ricordiamo a chi ci ascolta. Santo Geoffrè nel 2008 ha scritto Artemisia Sanchez, è stata poi realizzata una fiction per la Rai. Artemisia Sanchez, ambientato verso la seconda metà del 1700 a Seminara, però Artemisia Sanchez finisce, forse possiamo dire, santo che è stato... Speriamo di no, ma la premonizione di tutto, perché alla fine quello che non può fare la giustizia degli uomini
viene fatto dalla giustizia divina. Artemisia Sanchez, quindi Principe Spinelli, e quindi il Principe Spinelli che può essere i poteri forti di ora, che si oppone, che cerca in tutti i modi di ostacolare Artemisia, che vuole fare alcune cose giuste, poi alla fine un terremoto sconvolge tutto. Ecco, il terremoto c'è stato. Il terremoto c'è stato con una piccola, con una piccola nota. Noi siamo il paese dei bizantinismi, con una piccola nota che ha dichiarato Santo Gioffre è incompatibile. Quindi Santo Gioffre non può essere commissario dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria perché in passato ha rivestito incarichi politici, mentre noi sappiamo che all'inizio, quando Santo aveva ricevuto la nomina ed era presidente della regione Calabria, Oliverio, la prima cosa che ha fatto è stata quella di dire: ma io sono stato assessore, No, quindi... scusami, Che perdonami. cosa è successo? Perché prima? No, hai fatto Ecco, perché benissimo. prima? Ecco, perché No, prima ti sai hanno detto cos'è? fai e poi? Legge Sono la legge Severino. Severino, certo, Che però dice? la legge Severino esisteva quando tu hai avuto la nomina. Poi, Perché no, sulla la legge nomina non te Severino fu l'hanno applicata solo per me in detto? Certo. tutta la sua storia fino adesso. Io, cioè, a me mi hanno sollevato, dopo 5 mesi mi è stato detto che ero inconferibile. Perché 3 anni prima ero stato candidato sindaco di Seminara, che avevo perso le elezioni, tra l'altro. Cioè io ero un comune di 1.200 abitanti e avevo perso le elezioni. E quindi, diciamo, non è che potevo, perché avevo perso 3 anni prima, era stata questa cosa. Eppure fu applicata. Certo, non venne applicata per quello prima di me con la Severino vigente, che era stato candidato alla regione, che era stato anche assessore al comune di Reggio. E non fu applicata dopo che mi sostituirono, perché tu sai che noi, come appena assumiamo l'incarico di commissario o direttore generale, tu ti devi spogliare immediatamente di tutte le Certo. altre cose che fai, perché devi avere un rapporto di esclusività. Chi venne dopo di me era viceprefetto a Milano. Chi ancora venne dopo, ancora che se ne andarono i prefetti, che dopo di me si disse che dopo il lavoro che avevo fatto io non potevo andare gente normale, ci dovevano essere prefetti. Infatti mandarono 3 prefetti, l'ex ministro degli interni. Addirittura ci furono le elezioni politiche nel 2018 e ci fu una candidatura di una dirigente, una dei dirigente di altissimo livello alla Camera mentre era dirigente che svolgeva l'attività. Quindi io non voglio dire, perché non mi fa, ti giuro che in fondo, pensandoci adesso, forse per certi aspetti, che proprio in quel momento preciso che avevo capito quantomeno che strada si doveva fare se si voleva. Non ti dico andare lì a fare operazione di giustizialismo, di gridare, di arresti. Non era quello che mi interessava. A me mi interessava ricostruire, cercare di ricostruire il bilancio dell'ASP di Reggio Calabria, che a sua volta tiene la Calabria dentro il rigore del piano di rientro, che a sua Perfetto, volta. scusa, ecco questo perché la gente fa fatica a comprendere perché ci interessa tanto, perché fino a quando non c'è un rientro, correggimi se sbaglio, nella ASP di Reggio Calabria è tutta la regione che ne è penalizzata. Quindi il cittadino di Rossano, il cittadino di Praiamare, il cittadino di Crotone non può dire non mi interessa quello che Santo Gioffre ha visto. Forse questo noi lo dobbiamo ribadire. non lo E questo capiscono, forse bisogna ribadirlo. Fino a quando non non si sanno. rientra, siamo bloccati. Tu devi pensare, allora, il problema qual è? Perché noi siamo, cioè perché nel 2007 nove regioni entrarono nei rigori del piano di rientro, che è una legge dello Stato del 2004, la finanziaria del 2004 diceva siamo fuori, ci sono regioni in Italia che
che sono fuori, che hanno i propri debiti, i loro sistemi di pagamenti nelle ASP completamente fuori controllo. Avete il tempo fino al 2007 a mettervi dentro. Chi non si mette dentro, lo Stato vi commissaria. E allora 7 di queste regioni entrarono subito dentro il piano di rientro, che furono Liguria, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo e Puglia e Basilicata. Queste 8 entrarono dentro il piano di rientro, cioè il governo arrivò e commissariò, disse vabbè, voi non contate più, ora ce la vediamo noi, controlliamo noi come Ministero dell'Economia, il MEF, più Ministero della Salute. La Calabria gli diedero altri 2 anni nel 2009, noi entrammo nel 2009 insieme Calabria e Molise entrammo nel 2009. Ora, di quei 11 regioni che entrarono, 9 sono tutte uscite dal piano di rientro, cioè 9 hanno preso, hanno visto dove erano le lacune, hanno tagliato, hanno preso gli ospedali e li hanno fatti come noi abbiamo fatto, hanno fatto una ristrutturazione delle loro reti ospedaliere e dei loro sistemi territoriali di assistenza, hanno modificato tutto e sono rientrati, cioè si sono rimpadroniti del controllo del loro sistema economico finanziario e sono usciti dal piano di rientro, cioè, hanno l'assessore alla sanità che ce l'hanno loro, mentre noi non abbiamo assessore alla sanità. L'unico che non sono riusciti ad uscire dal piano di rientro è la Calabria e il Molise, però il Molise sono 200.000 abitanti, noi siamo 1.800.000. Ma come si sono messe le cose, pur avendo fatto macelleria sociale, perché abbiamo tagliato 18 ospedali, la sanità territoriale non esiste più, gli screening antitumorali non esistono, non abbiamo ospedali che si possono chiamare così, abbiamo tutto blocco delle assunzioni, quindi negli ospedali e nel comparto medico noi da decenni non assumiamo nessuno, né infermieri né medici. I risultati sono quelli che stiamo vedendo con le vaccinazioni, per esempio, no? Però mentre tutti gli altri li hanno sistemati i loro conti, la Calabria, e qui è il punto che io mi domando, come fa un ministro, invece di fare tavole a duce, barzellette varie, cioè le domande che noi ci dobbiamo fare, ma anche i politici, per quello che, perché questa non è una questione di tipo politico, politico qua c'entra poco o nulla, se non all'inizio. Dico io, la domanda da farsi è a tutti, dal Presidente della Repubblica in poi, perché 9 regioni escono e la Calabria è più indebitata da quando, dal momento in cui è entrata nel piano di rientro? Questo è il motivo. Perché? E allora qui c'è la domanda da farsi, ma questa domanda non ha risposto nessuno. Capisci? Non so. Scusa, Antonino, scusa, c'è una domanda da quelli che ci ascoltano, di Luigi. Allora ve la metto. Se riesci a leggerla tu o la leggo io? Vedi? Vorrei porgere al dottor Gioffrè una domanda. Ma com'è possibile che nell'era della tecnologia informatica e della disponibilità di software specifici dedicati alla contabilità gestionale, sistemi che consentono la tracciatura e l'autorizzazione passo passo di ogni singolo processo contabile di ogni pagamento, evitando duplicazioni di pagamenti o altro, l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e gli assessorati regionali competenti non si sono mai accorti. Mai accorti. Presumo. Questo intanto diciamo che la fattura elettronica è entrata in vigore da 2 anni, prima era tutto a mano oppure addirittura oralmente si facevano le cose. Ecco, oralmente, scusa Santo, poi ce lo spieghi,
perché lo ha detto nel libro. Io ho chiesto a insegnanti di diritto, dico, ma io ho sempre saputo con la mia poca conoscenza che i bilanci sono scritti, e anche quando gestivamo i bilanci del condominio. E invece poi ho letto che un'azienda sanitaria provinciale che gestisce milioni fa un bilancio orale. Che cosa vuol dire il bilancio orale? Quello che ti dicevo prima, cioè che tu, banca, trasmetti all'ASP una cosa in generale e lasci e non dai la possibilità vera di un controllo serrato di quello che paghi. Questa è la contabilità orale. È una bella invenzione la contabilità orale. È una bella invenzione che tuttora rimane in evasa. Dicevo, tornando a prima, la contabilità, cioè la fatturazione elettronica è da 2 anni che si fa. Infatti, quando noi parliamo di debiti e di sconquasso, parliamo di cose sempre che sono avvenute tra il 2005 e il 2014 e che però ti portano gli strascici sono ora. Se i bilanci dell'ASP e della Reggio Calabria sono stati bocciati, Longo ha bocciato il bilancio che i prefetti, cioè l'emanazione del Ministero degli Interni, che erano i prefetti, hanno presentato. E l'ha bocciato semplicemente dicendo due parole: poiché non esistono quelle di prima, essendo i bilanci basati sempre come continuità rispetto a quello che c'è prima, io non posso approvarli. Ed è una cosa normale questa di contabilità elementare, no? Se tu non hai le carte di prima, come fai ad approvare bilanci di aziende sanitarie di cui... Allora, questa, la cosa è che ora c'è questa, ma prima era in quella maniera. Allora, io... Che cosa mi ero preoccupato? Ma nel 2015 si poteva fare, ora no, perché ormai lo sfacelo. Era quello di, sapendo che tutto dipendeva dalla ricostruzione dell'assetto contabile dell'ASP di Reggio Calabria, quando ho capito che ci ho messo 3 mesi, cioè ragazzi, io lì dentro come faceva ad orientarti in quel mare che c'era? Io, e diciamo che mi è stato accanto sempre Scura, il commissario alla sanità del governo, che aveva anche lui che veniva da un altro mondo, all'inizio non ci credeva, e poi quando si è reso conto, anche lui è arrivato alla stessa conclusione. E là la questione era se avevamo la possibilità di ricostruire il bilancio, cioè cos'era successo dal 2002-2005 fino al 2015 nel sistema dei pagamenti, obbligando le banche a darti le carte e mettendo e impegnandoti a ricostruire il bilancio, in modo che facendo questo atto e quindi approvando un bilancio vero, tu potevi iniziare il percorso che ti avrebbe portato fuori. E che è quello che tu per 3 anni di seguito devi avere bilanci in pareggio, perché sennò questa è la regola e la legge che dice il rientro nella fuori dal piano di rientro, è questo, tu avere 3 anni in pareggio i bilanci. Certo, a un certo punto leggo, ritornando al tuo libro, che è dirompente, proprio ritornando a quanto scrivi, perché ti chiedo le sensazioni. Tu scrivi: mi sentivo come una pulce bagnata nell'ufficio che doveva essere il tuo ufficio. Possiamo azzardare che ti sentivi estraneo in quello che doveva essere per decreto il tuo ufficio? Perché ti sentivi come una pulce bagnata? Perché io incominciavo a pormi domande e porre domande. Cioè, tu capisci che non perché lì, intendiamoci, che lì ci fosse un mondo di corruzione negli impiegati, non questo, era la perdita di quella volontà e di quell'ardore che ci doveva essere perché tutti insieme potessimo fare delle cose, perché ormai quello era l'andazzo da sempre, e gli stessi dirigenti che c'erano da 20 anni rimanevano sempre lì anche se l'ASP veniva sciolta, la stanchezza, il fatto che non... che tu avevi su 7 dirigenti di struttura complessa ne avevi solo 3 che potevano occupare i posti perché gli altri
andati in pensione, non riuscivi a sostituirli con dei, facendo dei concorsi normali perché i concorsi non potevi farlo. E quindi, diciamo, in quel mondo mi si guardava all'inizio come uno che veniva da un'altra, cioè io mi domandavo, la mia fissazione era sempre quella della questione economica, cioè di andare a capire, perché se no, tuttora poi si è visto, 6 anni questo aspetto è stato abbandonato e i commissari governativi dicono questo. E all'inizio era pieno di gente, la mia antistanza era, brulicava di persone che venivano a salutarmi, a capire chi io fossi, perché non appartenevo a quel mondo, anche se ero un dipendente, perché io sono un medico, ero un dipendente, ma ero fuori, lavoravo nella periferia, non mi ero mai interessato di queste cose, volevano capire chi io fossi, e quando hanno capito che io nella mia testa, avevo solo di cercare, anche perché c'era scura che comunque questo mi sollecitava a fare, ma perché anche il presidente della regione, devo dire, anche mi diceva: tira fuori tutto il marcio che c'è lì se riesci. Però la questione era quella, cioè tu sei dentro una botte di ferro in cui non ti muovi, non ti muovi. Questo è. E la cosa strana, ti ripeto, il punto dove sono? Uno allora era quando avete visto il bilancio nel 2013 non approvato, perché sostanzialmente le carte erano false. Chi doveva andare a vedere perché erano false? Si lasciavano ai commissari, ai direttori generali che c'erano, ma i direttori generali, io avevo montagne di carta, che una delle prime cose che loro facevano sempre è chiedere alle banche di dare le minute dei pagamenti, e le banche non l'hanno mai dato. Per iniziare un'attività di ricognizione. E poi continuamente venivano sostituiti, e tu devi pensare che da me in poi, fino adesso, in 6 anni ci sono stati 12 amministratori diciamo, di vertice. E quindi questi. Qual era la cosa che avevano lì per capire in quale mondo si trovassero, se ogni 6 mesi, ogni 8 mesi? Questi sono gli unici che sono stati molto, sono stati questi commissari di governo per 2 anni, dal 19 marzo, dall'11 marzo del 2019 all'11 marzo del 2021. Ma Però, adesso dicono che poi però la situazione è quella certo, che è, capisci? però come tu scrivi nel tuo pamphlet, c'era una situazione strana, siccome non c'erano i dirigenti, avevamo funzionari facenti funzioni, quindi funzionari che avevano mansioni superiori, e tu scrivi una certa parte del tuo libro, bisognava anche cercare di capire perché potevano creare un danno. Cioè Certo. un rimborso. Ecco, allora noi leggendo, ho visto, veramente ci sembra di essere sull'orlo del baratro, perché uno Stato, una regione si distingue per due finalità, per due indirizzi, la sanità e la scuola. E in Calabria stiamo pensando che se la sanità è nell'inferno, beh, forse la scuola non sta nemmeno sicuramente nel paradiso, ma forse non sta nemmeno in un purgatorio, perché ci sono una serie di situazioni. Faccio un confronto alto, un confronto che per fortuna ha avuto un epilogo diverso. Mentre leggevo, ho visto, mi veniva nella mente la storia di Giorgio Ambrosoli, un eroe borghese. In fondo anche Giorgio Ambrosoli viene chiamato come liquidatore, come controllore della banca privata italiana, la banca di Michele Sindona, e si trova anche lui. Io mentre leggevo quelle pagine mi immaginavo un paragone fra quello che tu hai cercato di fare e quello che purtroppo poi è tragicamente finito, aveva cercato di fare Giorgio Ambrosoli. Quindi non trovarvi di fronte a un muro di gomma, ma qualcuno, commentando il tuo libro, ha detto: Santo Gioffrè non sarebbe mai riuscito ad arrivare a nulla perché
perché si è trovato di fronte a scatole cinesi, una che ne apriva un'altra, una che apriva un'altra, e a un certo punto qualche scatola non la si poteva aprire. E questa è la sensazione, possiamo dire questo? Sì, là c'era una serie di cose che logicamente un povero commissario, tra l'altro, che non era ai tempi che tra l'altro che non c'è una società civile su cui ragionare, perché sennò il calabrese, insomma, in fondo, come si dice, è ormai assopito. Questa cosa, insomma, voi capite che noi non abbiamo sanità in Calabria, cioè ce ne accorgiamo che noi i livelli, non ti dico, i livelli minimi di sanità non ci sono, perché chi di noi obiettivamente che ha un problema di un certo tipo medio, di patologia media, la prima cosa che ha in testa non è quella di fuggire, questo è di andare. Allora, ma noi siamo però assopiti a questa cosa, cioè non si, questa cosa è ormai come se facesse parte della nostra naturale svolgere della giornata, delle cose che ti capitano, e non è così. Cioè, se uno va in Toscana e chiede, la prima cosa che loro ci tengono, o in Lombardia o in Veneto, loro ti dicono la sanità, la possibilità che è una sanità, non è che ha dimostrato le pecche che poi abbiamo visto pure lì, ma qui da noi ce ne accorgiamo che non abbiamo sanità sul territorio, non abbiamo ospedali che siano in grado di affrontare, non se ne voglia nessuno. Non perché non sono bravi i medici, non perché lì dentro non troviamo, ma come è concepito il sistema di capacità di intervento. Noi siamo privi ormai delle strutture essenziali, che sia l'emergenza o urgenza, ma anche di affrontare la cronicità della malattia, perché non abbiamo specialisti. Gli ambulatori sono totalmente disorganizzati. E chi va in pensione non si sostituisce ma si chiude il servizio, negli ospedali che soprappieni, che molte volte hanno delle cose legate a questa impossibilità ad accedere immediatamente alle situazioni di personale ma anche di strumentario e di altre cose, noi non abbiamo idea. Cioè noi siamo sempre sotto il livello minimo di essenziale di cura. Noi per il piano di rientro abbiamo il 3% l'anno di morti in più rispetto alle altre parti. C'è un lavoro di un calabrese, Martino Landa, pubblicato in un giornale internazionale medico, in cui dice che le regioni in piano di rientro, quindi la Calabria, ci sono il 3% in più di morti per malattie altrimenti curabili ed evitabile la morte. Ed è normale, perché tu trovi uno che non ha i mezzi per affrontare a pagamento o per andarsi in altri posti la cronicità di una malattia cardiaca, diabete, malattie metaboliche, e non va a curarsi, quello là logicamente arriva alla morte molto prima rispetto a uno che vive in Trentino Alto Adige. Ora tutte queste cose messe insieme non vengono però recepite da parte della gente come un vulnus assoluto. Nello stesso tempo però, e qui io allora incomincio ad avere forti sospetti, nello stesso tempo però noi ogni anno, la polemica recentissima, portiamo alla regione del Nord Italia 330 milioni di euro per curarci, perché la Costituzione italiana ti dice che tu puoi curarti in qualsiasi parte del territorio nazionale, pur vigendo un sistema di regionalizzazione della sanità. E la Calabria fa questa, cioè da una parte siamo dentro il piano di rientro, non riusciamo ad uscirne, non abbiamo sanità sul territorio, non abbiamo posti letto, siamo come posti letto il 2,5% quando nel Nord Italia sono all'8%, non abbiamo terapia intensiva, l'abbiamo visto, non abbiamo
la possibilità immediata di affrontare alcune patologie e nello stesso tempo però ogni anno portiamo alla regione del Nord Italia 330 milioni di euro per curarci, di cui 55 nel caso dell'oncologia. E poi l'altro giorno sentivo la barzelletta che volevano sapere perché uno va a fare le PET in Sicilia. E quante PET ci sono in Calabria? E in quanto tempo si arriva ad una PET? E come sono dislocati? E come sono fatti? Allora, queste cose io capisco ancora che molte cose sono strumentali e sono fatte apposta. Perché se si fa domanda una cosa del genere, perché uno... volevano sapere un'indagine conoscitiva perché in Italia vanno in Sicilia a farsi la PET. Ma scusate, quante PET ci sono in Calabria? Se all'ospedale di Locri gli hanno messo una TAC, una risonanza magnetica, ancora non è attiva perché non hanno il personale. Ma dico io, in quale mondo siamo? E perché dobbiamo ancora cadere nel circuito di una presa in giro, sostanzialmente, che è alimentata anche da chi mai te l'aspetti per certe situazioni? Allora, questa è la realtà delle cose. E io quello lì dentro ho capito e mi ero imbattuto in tutto quel mondo che mi incominciava a terrorizzarmi, sinceramente, perché capivo che quello non era il mio mondo. Io vivevo più o meno tranquillo, insomma, però se poi come designato lì mi imbatto in situazioni di quel tipo, allora la mia coscienza mi dice no, tu non puoi, devi fare quello che è giusto che tu faccia, sentendoti in quel periodo uomo dello Stato. Ma lo Stato, diciamo, quali sono i mezzi che ti ha dato, o dopo di me anche quelli che sono venuti dopo di me, insomma, quali sono, o anche all'Aspo di Cosenza, quello, cioè la questione del pagamento del debito, e quindi mettere la Calabria la possibilità di riequilibrarsi e porsi, cioè questo fatto, a questo punto che dobbiamo pensare, che conviene a tutti una situazione di questo tipo, cioè a tutti meno alla gente, cioè scusa Santo, vabbè, faccio la domanda io direttamente, no? L'impressione che abbiamo tutti noi è quella chiaramente che in qualche modo possiamo, io posso sbagliare, però spesso ragionando in termini di rapporto tra le convenzioni sul privato, tanto per andare al punto, in qualche modo oltre ad agevolare chiaramente le strutture private che forniscono servizi che poi il pubblico, come dici tu, non essendoci niente, non essendoci laboratori, non essendo strutture, chiaramente la gente si è ormai convinta che il privato ci sta aiutando. Allora noi abbiamo due aspetti, cerco di essere breve. Uno, questo fatto che non tutti i servizi, nemmeno queste strutture private, riescono ad assolvere, oppure la gente non si fida di queste e preferisce andare al nord. E noi abbiamo della gente che lavora in ospedale, ci sono ottimi, chiaramente personale medico, nessuno generalizza mai, non ha senso, perché noi abbiamo delle strutture pubbliche che dovrebbero funzionare, che per assurdo si inseriscono, tipo la risonanza magnetica, che si sa quando non funzionerà. Noi abbiamo l'esperienza dell'attacco di Lodi, che un giorno funziona e 15 giorni non si sa cosa ha fatto. Allora, l'impressione che si ha è che chiaramente c'è un connubio tra dirigenti pubblici, dobbiamo essere onesti, non accusiamo nessuno in particolare, perché qui le prove poi ci sono, le escono quotidianamente, che chiaramente questa situazione va bene a tutti, che poi ci pagano i cittadini in due modi: uno, perché devono andare a curarsi fuori, e due, in quanto poi pagano col debito. A molte persone, anche ai politici, secondo me, non tutti, sia ben chiaro, va benissimo. E questo è il problema che io mi sono posto da anni, no? Tieni presente che io ancora sono residente in Piemonte, anche se ormai sono fisso qua da 6 anni, quindi non ho un problema. E anche lì ci sono problemi, non nascondiamoci che poi solo la Calabria ci sono questi problemi. Abbiamo visto l'esperienza della Lombardia, del Piemonte, che sono in zona rossa, del Veneto, quindi no, dobbiamo anche smettere di smitizzare le altre realtà. È chiaro che se, e finisco, in Lombardia foraggiano in modo vergognoso le strutture private perché vogliono, con le convenzioni, è chiaro che lì l'ospedale funziona, pagato con i fondi pubblici, avevano un ospedale eccezionale su alcuni settori.
È normale, se arrivassero tutti i soldi che sono stati finanziati giustamente dalla Regione Lombardia ai privati e con le degenti ci sono state, anche la Calabria forse qualche ospedale, qualche prestazione in più e anche seria l'avremmo avuta e anche che funzionasse. Io su questo mi pongo il problema. E poi finisco. Ma è possibile che si possa fare un resoconto senza andare a specificare, come si diceva all'inizio, le singole spese? Ma dai, non esiste nemmeno nel terzo mondo, ma sono orali, quindi questo l'hai già detto. Però il problema grosso, pubblico o privato, tu te ne sei reso conto che si tendeva, per essere proprio esplicito, si tendeva a privilegiare il privato in alcune, diciamo, per alcune prestazioni, perché poi alla fine il pubblico, cioè dire, il pronto soccorso ce l'hanno solo poi i pubblici, no? Alla fine le cose che non rendono rimangono al pubblico, quelle che rendono finiscono. Ecco, hai avuto questa impressione che si tendesse proprio esplicitamente a Guarda, lasciare la situazione attuale proprio perché c'è questo accordo? il problema è, sì, noi partiamo dal fatto che noi siamo dentro il piano di rientro. Il piano di rientro cosa ti porta? Soprattutto subito, all'inizio, ti porta blocco delle assunzioni, taglio dei posti letto e degli ospedali e quindi crollo dei LEA, cioè che sarebbero i livelli essenziali di assistenza, no? Questo fatto che cosa comporta in sé? Che tu privando il sistema pubblico, cioè in altre parti non è che non l'hanno fatto questo lavoro, tipo in Piemonte l'hanno fatto, Io lo so, anch'io lo so. in Toscana l'hanno fatto, in Lombardia l'hanno fatto, però la Lombardia sono 11 milioni di abitanti, hanno soldi, montagne di soldi, l'hanno deciso di privilegiare il sistema ospedaliero pubblico e privato. E di abbandonare per esempio il territorio, ma comunque, la garantivano comunque la sanità normale, dai, diciamo. Ma in Calabria che cosa succede? Quando ti viene questo sfacelo, è logico che tu molti servizi li devi comprare dal privato per fornirlo alla gente, minimi. Cioè, se tu vuoi fare un attacco e l'ospedale non ce l'ha, tu hai la possibilità di andare da un privato convenzionato, con un timbro, con una ricetta del medico, vai lì e quello ti fa l'attacco. No, laboratorio d'analisi lo stesso. Però questo fatto di per sé porta sempre ad uno squilibrio enorme, perché c'è già un depauperamento delle strutture pubbliche. Se tu foreggi questo sistema, logicamente, ancora di più, la gente la trovi smarrita. Se tu sul territorio smantelli il sistema di sanitario territoriale, medici condotti, presenze infermieristica di assistenza, consultori, screening antitumorali. Quando tu disattivi questo e non hai il ricambio, per esempio, quanti consultori si sono chiusi perché non c'è più personale, perché non è stato ricambiato il personale? Decine. In Calabria ormai pochissimi sono i consultori che funzionano, perché non sono stati sostituiti. E quindi la gente che fa? Siccome non esiste il consultore nella sua zona, c'è il medico che visita presso il centro X, se ne va là e si fa questa cosa. Allora noi comunque, perché purtroppo ormai non siamo più in un regime in cui la sanità per lo Stato è il primo elemento. No, non siamo, la sanità in Italia non è il primo elemento di interesse, è una delle tante cose. I risultati li abbiamo visti, no? Che pur dicendo che abbiamo il miglior sistema sanitario al mondo, ci siamo trovati di essere stati i primi colpiti e di non sapere dove andare a parare. Perché stavamo andando verso la privatizzazione della sanità sostanzialmente. E il fatto del blocco alla facoltà di medicina ha portato questo. Cioè in Calabria dicono tanto che si dice, voi sapete che c'è una previsione che di qui a 10 anni non abbiamo un chirurgo più, uno. Perché ne escono pochi e i chirurghi, per esempio, vanno in chi li paga di più. E chi li paga di più sono le grosse concentrazioni, diciamo,
di ricerca o i grossi ospedali finanziati dalle banche, perché i proprietari dei grossi ospedali privati sono banche. Uno se ne va lì, nel sistema pubblico noi non avremo più. Allora, siccome il concetto è parte da una cosa generale, blocco, si dice bisogna non fare più medici, perché i medici sono troppi, per cui razionalizziamo. E quindi facciamo il blocco alla facoltà di medicina. E quindi la Calabria ha una sola facoltà di medicina, la Lombardia ne ha 5-6, noi ne abbiamo una sola e tra l'altro ne escono pochissimi. Non abbiamo borse di studio che siano all'altezza di far uscire specialisti e chi esce sta nelle grosse strutture. Quindi gli ospedali periferici stanno morendo tutti, a differenza invece della Toscana, dove tu hai l'obbligo, da dove ti trovi, entro 20 minuti devi arrivare in un ospedale che ti garantisce l'urgenza. Cioè, colpito da infarto, tu devi essere a 20 minuti di un ospedale che ti fanno una coronariografia, un intervento. Questa è la cosa, no? Ora, in Certo. Calabria invece si è andato a tutto questo, cioè a tutto il male possibile. Non è tanto il privato che logicamente in un contesto del genere diventa l'interlocutore maggiore di un ASP. Non è più nel suo. Tra l'altro il privato non fa mai dove perde, cioè i reparti di emergenza-urgenza, il privato non ce l'ha. La terapia, i reparti di malattie, di terapia intensiva, il privato non ce l'ha, perché costa. Però La scusa, cardiochirurgia Santo. costa, Certo, l'alta scusa. chirurgia costa, la cosa costa, a meno che non vai per l'intervento che tu fai. Ma queste cose, allora noi, in una programmazione sanitaria, in Calabria non si è mai parlato di programmazione sanitaria. Qual è, dov'è? Che cos'è la programmazione sanitaria? Le barzellette che sentiamo ogni giorno nelle televisioni nazionali, in cui si dice la minima barzelletta per attirare diciamo, l'attenzione vogliosa, quella là che, dove pruriginosa delle persone che sentono che in Calabria. Ma uno si deve domandare alla fine di tutto questo, insomma, come affrontiamo la questione? Come affrontiamo la questione? Voi sapete perché non si costruiscono i quattro nuovi ospedali finanziati dal 2007? Cioè noi abbiamo quattro ospedali con un finanziamento accantonato lì per costruire, non si costruiranno mai più. Ma perché non si sono costruiti i quattro ospedali? Cioè questa domanda, no? Dice, ma sai, la ditta ha avuto problemi di antimafia, ma stiamo scherzando, di che cosa parliamo? Parliamo le case della salute, perché non si costruiscono? Gli ambulatori disseminati nel territorio, perché i quattro ospedali? Tu prendevi il genio militare, come fanno i cinesi, e in 3 mesi li costruisci, quattro ospedali. 3 mesi ci mettono. Se non 3 mesi, 6 mesi, ma dal 2007. Sono 14 anni. Queste domande, però voi vedete, non ne parla nessuno. Cioè della sanità si parla soltanto come una cosa voyeuristica, cioè che fa solo quando fa grandi cose. Ma ad andare ad affrontare teoricamente la prima domanda da farsi, perdonatemi, ma penso che a voi forse questo vi interessa sentirmi parlare. La prima cosa da fare è perché la Calabria è l'unica regione che dopo 12 anni, a differenza di tutti gli altri, non riesce a uscire dal piano di rientro. Perché la domanda è questa da farsi. La farsi a tutti, al ministro, al presidente del Consiglio, al presidente della Repubblica, che della Calabria non si interessa, il ministro della Sanità, che non è mai venuto in Calabria, il ministro dell'Economia, che pensa solo a cose fantasmagoriche, da costruirci quelle grandi, per illuderci a tutti, come si faceva una volta, quando si voleva illudere le cose facevano apparire nel cielo e gli dicevano che era un miracolo. La stessa cosa vogliono fare qui. Perché nessuno risponde a dire perché la Calabria non esce dal piano di rientro? E il fatto di dire pianifichiamo il debito, perché ho sentito questa proposta e io l'altro giorno è uscito un articolo, non so se l'avete capitato di vederlo sul quotidiano,
dove io contrastavo punto per punto questo concetto. Tu come fai? Pianifichi che cosa se non sai quant'è il debito? Cioè la pianificazione del debito è un riconoscimento di minus, di un indecappato. 8 regioni escono, la Calabria non esce, dice per uscire pianifichiamo il debito. E gli altri 8 regioni dicono, ma scusa, io perché ho dovuto fare i percorsi previsti dalla legge? E tu perché? Perché non riesci a sapere che cosa hai nella pancia del tuo sistema? E perché? Perché non vuoi perché non vuoi saperlo, perché devi coprire... Devono dire, siamo minorati e quindi non siamo in grado. No, una persona che esce con un handicap, povera, e dice non siamo in grado a farlo. E quello dice perché, scusa? Non sei in grado a farlo. Cioè tu vuoi avere il riconoscimento di minatorietà, di minus, uno. Due, cioè che cosa vai ad appianare se non sai quant'è il debito? E dove lo appiani? Quali sono? E come fai a sapere che quando appiani cosa? E poi quando appiani metti tutto subito a posto? Ci vorranno 10 anni, minimo. E poi, insomma, vogliamo capire che noi dobbiamo affrontare le cose per quelle, guardando in faccia la realtà. Perché se pensiamo di prendere scorciatoie per saziare, come possiamo dire, la curiosità o la bramosia di chi guarda le televisioni e ci dice che siamo brutti, sporchi e fanno audience, quello che poi ne paghiamo le conseguenze siamo noi, perché io ripeto e ritengo che in Calabria un sacco di persone muoiono perché non trovano risposte alle loro pure banali patologie, ma che col passare del tempo diventano invece cose mortali. E questa è la realtà delle cose. E, diciamo, ognuno di noi questo si deve porre, se vogliamo fare, poi se vogliamo invece pensare che tutto passa in cavalleria, che diciamo sono tutti ladri, sono tutti disonesti, sono tutti, e però e poi quando dici questo che cosa dici? Questo è il problema, che cosa dici? Cioè nell'ASP di Reggio Calabria, se tu non fai un lavoro di ricognizione, che ormai non si può più fare, perché quello che è successo negli ultimi 7 anni, in cui dentro l'ASP si sono insediati 800 commissari ad acta, il commissario ad acta è quella struttura, quell'organismo previsto dalla legislazione, penso, finanziaria, che è quella che quando tu non vieni pagato hai un titolo in mano, vai dal giudice e dici quello non mi paga perché sono 10 anni che non mi paga, il giudice prende e dice sì, gli dimostri, fa calcoli, il capitale, più gli interessi, più la rivalutazione, più gli avvocati che ti hanno messo là, un debito di 50 diventa 500 e, là, e chi paga? L'ASP. E ma quei soldi, che cosa si potrebbe fare con quei soldi in più? Io non avevo allora la possibilità di pagare, se si rompeva un pezzo in radiologia, di pagare la sostituzione. E poi vedevo che in una seduta si prendevano 10 milioni di euro senza che io avessi la possibilità di controllare se quei 10 milioni di euro erano stati già prelevati negli anni prima, perché per fare un lavoro lì tu avevi bisogno di una squadra che ti lavorasse un anno andando ad incrociare tutto. E io non dico che dobbiamo punirle le persone, non è quella la mia finalità, era quello che almeno ci tornassero i soldi indietro, che facevano finta di non, come io ho fatto con le farmaceutiche, le grandi multinazionali, che mi hanno detto, sapete, non ci siamo accorti che ci siamo presi i soldi 2 volte. Io ho detto, tu non te ne sei accorto che vivi soltanto se ricavi soldi, non te ne sei accorto che ti sono arrivati i soldi a differenza di 2 anni da una parte e dall'altra. Tornameli, perché se non me li torno ti denuncio, perché a me mi interessava che di rientrare nuovamente in possesso del patrimonio dell'ASP. Allora, questo discorso doveva essere fatto nel 2013, quando hanno visto che il bilancio per la prima volta non viene fatto, non che lo lasciano marcire lì e quindi aumenta anno per anno, fino a diventare un'enorme montagna che non ti sai più
dove andare a prendere le cose. Perfetto, scusa Santo, siamo quasi in conclusione. Credo di non essere stato... No, un fiume in piena, come era giusto che tu fossi, però hai visto e questa sera ci hai fatto rivedere quello che noi abbiamo visto nel tuo libro e quello che tu hai rivisto e hai rivisto ancora, e abbiamo visto anche noi come adesso quello che tu hai descritto. Il libro del novembre 2020, però descrivevi una situazione di 6 anni fa, adesso è esploso con la grande crisi della pandemia e ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi. Quindi io ti chiedo, se puoi, ovviamente, in 30 secondi per chiudere, facciamo proprio come i discorsi televisivi, che cosa possiamo incominciare a fare? Intanto separare i bilanci, perché è inutile più pensare il vecchio con il nuovo, però sul vecchio tu devi fare, come avevo chiesto io, una commissione d'inchiesta che sia soltanto di giustizia sociale, di andare lì, impegnare una squadra di 200, 300, quanto vuoi tu, metterle là a vedere tutta la... e sul nuovo bilancio, cercando però logicamente che ci facciano uscire dal piano di rientro, ma l'uscita dal piano di rientro è quelle regole però, o quantomeno che ci dicono potete incominciare ad assumere, assumete e riequilibrate tutti i rapporti che sono saltati tutti, sfasate tutti i rapporti sanitari. Però sul vecchio non possiamo dire chi si è visto e chi ha avuto, no, perché se fai questo io sono contrario ad ogni ipotesi di intervento in questo senso. Perché tu sul vecchio devi andare a vedere, perché a mio avviso, anche per quella mancanza, un sacco di gente ha sofferto la malattia, se non la morte, per quel tipo di cose. Allora, in questo sì, sono d'accordo, ma tu sul vecchio non puoi non andare a fare un lavoro, altrimenti non sono d'accordo. Cioè, non sono d'accordo, e loro devono dirci perché non lo fanno. Perché là... Io sono stato ingannato all'inizio, là è tutto perfetto, cioè com'era fatta la cosa? E perché non si è mai scoperto nulla lì dentro? Perché teoricamente tu pagavi quando quello ti certificava, ti dicevo quello è debito, tu pagavi, oppure l'ingiunzione, ti arrivava un'ingiunzione dal giudice per pagare, o il TAR ti metteva i commissari, ti dicevano paga, però a monte poi ci poteva essere una situazione in cui erano tutti decreti ingiuntivi, per esempio quella di Villa Aurora, no? Erano decreti ingiuntivi che erano stati pagati nel 2009, però non erano stati cancellati. Ecco, questo voglio dire. Vogliamo essere persone per bene, qua non è che uno ce la deve fare, ti ripeto, forma di giustizialismo, di dire qualunque, no, bisogna fare un lavoro serio, che è quello di dare a questa regione un attimo di giustizia, la giustizia vera, non quella molte volte vera, che è quella. Noi prendiamo, ti ripeto, ormai siamo fuori completamente. Allora nel 2015 io avevo pensato di farlo e mi ero già pure organizzato per farlo e ci sarei riuscito. Certo, ci mettevo 2 anni, non mi lasciavano 2 anni. O in un modo o nell'altro mi avrebbero cacciato. Ma io quantomeno una strada l'avrei data, perché avevo già capito che cosa c'era da fare. Ma dico ora, almeno, più che parlare di appianamento, parliamo, separiamo e diciamo, ma sul vecchio, tu prima sul vecchio fai il lavoro e poi sul nuovo inizia, ma all'inizio come fai? I 4 ospedali, apri le case della salute, metti gli ospedali in grado di funzionare, cioè dando personale, facendo i concorsi per i primari e facendo tutto ciò che gli ospedali hub, gli attrezzi in modo tale, compri le autoambulanze che ti possono dare già il primo aiuto. Ma questo lo puoi fare se c'è questa volontà. Ma se tu fai il fesso tonto nel dire non possiamo assumere, però vogliamo una sanità, perché che cosa? Cioè, capiamo, cioè, si capisce che ci sono dei percorsi che comunque vanno fatti, perché se no facciamo solo parole vuote
che non hanno senso, e la situazione che abbiamo è quella che c'è. Grazie, ringrazio tanto Santo Gioffrè, ha parlato da medico, ha parlato da scrittore, ha parlato da persona che vive nella Calabria, nella sua terra, come l'ha descritta, ha parlato da persona per bene che vorrebbe andare avanti. Questo è stato, speriamo, non una voce del deserto, ma è stato un piccolo passo, un piccolo mattoncino, quantomeno per aiutare tutti i calabresi a costruire la consapevolezza di quello che è il problema della sanità, a capire tutti quanti che è un problema di ognuno, a capire che non è un problema dell'ASP di Reggio Calabria, che è il problema della Regione Calabria, e a capire che si può fare, come ci ha detto Santo, perché ha visto il baratro e ce lo ha descritto, e noi dalle sue parole abbiamo visto e rivisto questo baratro e pensiamo di poterne riuscire. Lo ringrazio ancora e do la parola al Presidente per le sue chiusure. Speriamo di vederci quest'estate in qualche giorno. Speriamo sicuramente. In quel bellissimo mare che voi avete lì da quelle parti, insomma. Presidente. Allora, sì, grazie sia ad Antonino De Giorgio, sia a Santo Gioffrè, sia a Francesco Martino, sia a tutte le persone che hanno avuto la gentilezza e la cortesia di seguirci. Prima di chiudere vorrei fare una piccola osservazione ancora, ma che rimane chiaramente senza risposta. La prima è la seguente: quando una regione viene commissariata, già col termine commissariato vuol dire togliamo il controllo alla regione, e la nostra regione Calabria è stata commissariata per 10 anni dalla struttura nazionale. Quindi le cose che dice Santo Gioffrè, per chi controlla, sono cose, diciamo, sotto gli occhi di tutti, o per meglio dire sotto gli occhi di chi controlla sicuramente. E quindi il primo dato che arriva, e io lo pongo come domanda, allora qua c'è una volontà per lasciare le cose così. Ma è una domanda. La seconda domanda, che rimane domanda e che comunque rimane un interrogativo, è la seguente: quando un dirigente della Banca Europea, un alto dirigente, forse quello che sta più in alto, pronuncia in un'assemblea pubblica la frase "lo Stato sociale in Europa è morto e sepolto", significa qualcosa? Bene, sono due domande a cui io non chiedo risposta, ma chiedo che ognuno si faccia e si ponga degli interrogativi, perché ognuno deve avere la consapevolezza del sé. Non siamo soltanto cittadini, siamo cittadini se siamo cittadini consapevoli, altrimenti non siamo nemmeno sudditi. Ma questo è un mio modo di pensare, perdonatemi. Io ringrazio tutti e l'invito è alle prossime iniziative di ALBA. Grazie ancora e buonasera a tutti. Ciao, ciao.